Salve a tutti ragazzi, qui con voi oggi c'è Creed e sono qui per portarvi questo video su FIFA 13. È una partita di FIFA 13 giocata online, ovviamente in diretta, nella modalità stagioni testa a testa. Sono con il Manchester City e ho trovato questo avversario online, ovviamente casuale, che andrò a sfidare. Sarà Manchester City contro Barcellona, cos'è? No, Manchester City Bayern Monaco. Vediamo un po' cosa ci riserva. Questo qui credo sia il primo video che verrà caricato qui o su Melagodo o su Melagodo Army, non so. E vorrei parlarvi un po' del gioco, perché è uscito il 28, questo video lo sto registrando il 29, e vorrei portarvi un po' le novità che ho riscontrato nel giocare a questo gioco. Allora, innanzitutto devo dire che c'è stato un piccolo problema all'uscita, perché dei negozi che hanno fatto, diciamo, una furbata che teoricamente non avrebbero potuto fare. Non posso dire i nomi, ma posso dire quello che hanno fatto. In pratica questi negozi hanno fatto uscire il gioco 2 giorni prima, e questo qui ha creato il panico nei server online, perché ovviamente la gente ha subito provato a giocare online, ma i server non sono partiti, hanno creato dei problemi riguardanti l'avvio dei server e appunto quando il gioco è uscito ci sono stati dei piccoli problemi. Per fortuna non è successo niente, ma giusto questo qui ci tenevo a dirlo, perché anche io quando ho comprato il gioco il 28 i server non andavano, ho deciso, diciamo, di capire il perché e ho capito che era successa questa cosa appunto. Parlando delle novità che sono state introdotte nel gioco, novità che sono state introdotte nel gioco è sicuramente la più importante, il First Touch Control, cioè il controllo di prima, diciamo, il controllo del primo tocco. Allora, la novità in pratica riguarda i giocatori sia specie, i giocatori di FIFA, giocatori proprio come giocatori, come possono essere Touré, come possono essere Messi, come possono essere Totti, che riguarda l'abilità nello stop con il primo tocco. In pratica un giocatore, in base al livello di abilità che possiede, stoppa il pallone in una determinata maniera. Quindi se voi fate un controllo con un giocatore che ha l'abilità di Messi, che può essere Messi appunto, sicuramente stopperà il pallone in una maniera buona, in una maniera fluida, tranquilla, mentre un giocatore, non so, più scarso, adesso non mi viene in mente nessuno, non stopperà il pallone nella maniera giusta, magari lo allungherà, ci metterà più tempo per controllarlo, lo perderà. E questa qui è un'aggiunta sicuramente interessante che possiamo notare nel gioco, perché va sicuramente a influire sulla realisticità del gioco. Prima magari un qualsiasi giocatore poteva fare uno stop e segnare un bel gol, ora possono farlo solamente i giocatori più a rigore, per me meno male. Possono farlo solamente i giocatori più importanti, più esperti, diciamo. C'era tutto comunque rigore, anche se non l'ho visto, c'era tutto. Lo batte Tevez. Attenzione, vediamo. Tevez l'ha battuta. Il tiro! La parata! Mamma mia. Neuer. Attenzione, il primo rigore che sbaglio in FIFA 13, lo sbaglio in live, ovvio. Un'altra novità. Altre novità sicuramente sono le prove abilità, che sicuramente avete già visto nella demo, e sono quelli, diciamo, quei pezzi di gioco intermezzo che si trovano sicuramente nei caricamenti delle partite. Esci, perfetto. Nei caricamenti delle partite, scusate se ogni tanto parlo della partita, che sto giocando in live, quindi ovviamente parlerò anche di quella. E c'è anche una sezione apposta che va da probabilità nel menu iniziale, che vi farà giocare la probabilità divisa nei vari menu, nel senso nelle varie anche categorie, che sono dribbling, cross, tiro, rigori, punizioni e passaggi alti e passaggi corti. Cross sarebbero passaggi alti, passaggi alti e passaggi corti. Sicuramente un'ottima idea, molto utile anche per dare un senso a quei caricamenti che invece di stare nell'arena a fare gioco libero, diciamo, siamo impegnati a salire sempre di livello, a sbloccare nuove sfide in queste proprie abilità. Ottima idea, sicuramente andrà a beneficiare al gioco. Altra novità, vediamo, l'Ultimate Team è stato aggiornato,
sicuramente una cosa molto ottima, migliore. Di migliore di quello dell'anno scorso, perché in FIFA 12 c'erano alcune pecche, anche se bah, non erano proprio così eclatanti, ma c'erano delle pecche in FIFA 12 l'Ultimate Team. E l'hanno aggiornato anche l'interfaccia grafica, che è molto migliore rispetto all'anno scorso. Ci sono più novità, nel senso, in una sola schermata. Prima dovevamo fare mille passaggi e mille cose per trovare una novità. Ora tutto in una schermata, molto più fluido e interessante, soprattutto queste novità che hanno introdotto in FIFA 13 dell'Ultimate Team. Se non va ancora niente. Di altre novità ce n'era un'altra, ma ora non mi viene in mente, sinceramente, anche perché sto giocando in live e non mi ricorderò mai tutto. Ecco, quello là sbaglio davanti alla porta, ovvio. Ricapitolando quello che ho detto adesso, sono il Field Touch Control, le prove abilità, l'Ultimate Team, e le altre novità, sì, sicuramente, ecco quello che mi ero scordato, è la novità del tiro di precisione, perché in pratica è stato sicuramente abbassato l'efficacia del tiro di precisione. Perché in FIFA 12, non so se ci avete mai fatto caso, quando voi tiravate, facevate un tiro di precisione che andava a incrociare sul secondo palo, era gol al 100% dei casi. Ora invece con questa nuova aggiunta che hanno fatto, ci sarà una diversa probabilità del gol o non gol, del buon tiro o del tiro sbagliato. E questa è una cosa ottima, proprio veramente ottima, che hanno introdotto. Come potete vedere, ora ho fatto un tiro a giro, ma il giocatore non ha tirato a giro col sinistro, ma ha tirato a giro col destro. E è molto interessante, anche bisogna andare a vedere come piano piano nel tempo se sarà diventata una cosa che piacerà, oppure tutti rivorranno il classico tiro a giro di FIFA 12. Ultima novità, credo, almeno novità importante, è quella del dribbling, perché in FIFA 12 fare dribbling era veramente una cosa, fare un dribbling era una cosa, diciamo, molto facile, veramente una stupidaggine fare una rabona fake, fare un qualsiasi numero, diciamo, e saltare il giocatore. Tanto la squadra avversaria è un espulso, non me ne ero accorto. E in FIFA 13 hanno aggiornato questo sicuramente. Ora è più difficile fare dribbling, è più difficile controllare il pallone anche dopo il dribbling, tanto la partita lagga. Vabbè, comunque la connessione è sicuramente migliore di quella dei classici FPS che avrete sicuramente visto sul canale. I dribbling ora sono molto più difficili da fare, molto più difficili, molto più complessi e soprattutto molto più completi, perché hanno aggiunto questa totalità nei dribbling, perché in FIFA 12 mancava qualche dettaglio nei dribbling e ora è stata aggiornata al 100% del dribbling, la totalità è stata effettuata con questo gioco. Non so cosa ho detto bene di preciso, ma va bene lo stesso. E le novità importanti sono finite qui. Ci sono ovviamente l'aggiornamento grafico del gioco, come possiamo dire, l'aggiornamento proprio del motore grafico, ma non è niente di che. Ma comunque è interessante dirlo, perché magari un PES non si aggiorna di grafica come fa FIFA, ma va bene lo stesso. Cioè, un gioco non si vede solamente dall'aspetto grafico. Tevez è da solo davanti al portiere. Potrebbe segnare la passa e gol. Questo è il gol da barbone, però è sempre in gol. Agüero al 54esimo sblocca la partita. Perfetto. Direi di lasciare stare questa novità e di parlare della partita direttamente, perché sto vincendo, quindi mi sto anche un po' gasando. Sono alla seconda divisione, credo, della stagione testa a testa, ormai la chiamo così perché si chiama così, anche se si chiama stagione online o del genere. Sono alla seconda divisione a 4 punti, credo, con una vinta e una pareggiata e una persa. E è stata aggiornata sicuramente anche l'interfaccia della stagione testa a testa, un po' più carina, beh, niente di che. Comunque è bella. No, non puoi. Perfetto. Hart, Joe Hart. Perfetto, il matchmaking è stato aggiornato anch'esso, credo, perché in FIFA 12 non mi ricordo che quando facevi la stagione testa a testa potevi scegliere se il tuo avversario andava scelto tra giocatori che utilizzavano il cambio manuale, il cross assistito, il tiro assistito, oppure giocavi in manuale.
e questo si può fare in FIFA 13. C'è stata aggiunta questa nuova voce che si chiama matchmaking, e poi potete scegliere tutto quello che volete. Beh, sicuramente molto ottima, molto buona, perché sennò si andava a giocare, voi che giocavate in manuale, non so, era un po' più complicato il gioco, andare a giocare con gente che giocava in assistito completamente, sicuramente non andava in fiducia a vostro favore. Tanto, cosa cavolo ha fatto quello? Vabbè. Sono state aggiunte anche nuove animazioni. Nuove animazioni dei portieri, nuove animazioni dei giocatori, delle esultanze. Tanto 2-0, l'escort. Nuove animazioni anche del controllo di palla, perché quando un giocatore magari si allunga la palla dal bordo del campo, una linea laterale, il giocatore tenterà in tutti i modi di prenderla, sicuramente si butterà scivolata per tenerla in campo, e ci riuscirà o non ci riuscirà, comunque sia lui farà di tutto per tenere il pallone in campo. E una buona cosa, anche soprattutto quando giocate online, diciamo. Un'altra aggiunta che hanno fatto è quella dei movimenti dei giocatori. Come avete visto adesso, il giocatore ha fatto il movimento da solo e si è lanciato in porta tranquillamente, ha fatto tutto lui. Io avevo solamente premere il passaggio filtrante e si è lanciato. Nuova aggiunta che hanno fatto, sicuramente il giocatore quitterà, sono sicuro al 100%. Nuova aggiunta che hanno fatto, molto interessante, questi giocatori che si lanciano da soli e sfruttano soprattutto gli spazi che si vengono a creare. Tanto il giocatore ha quittato, perfetto. E vi parlerò dell'ultima novità che non mi ricordo qual è. L'ultima novità era, ragazzi, quella delle amichevoli online, mi sembra. No, è dell'aggiornamento in tempo reale dei giocatori. Infatti qui, questo qui è la schermata delle stagioni. Sono a 7 punti con 6 partite vinte, 6 partite vinte, una pareggiata e 4 perse. Perfetto, faccio abbastanza schifo. E vi faccio vedere di cosa parlavo prima, cioè degli incontri in diretta, delle partite della settimana e del guardaforma, che sarebbero le nuove novità introdotte in FIFA 13. Guardaforma, un po' tutto sta scaricando le rose. E vi tenerà aggiornamenti in tempo diretto sulle forme dei giocatori, su quanto saranno in forma, quanto hanno giocato bene nell'ultima partita. E questa qui è la schermata. Saivo, come potete vedere, eccolo qui, ha giocato bene nell'ultima partita e quindi è salito da 90 a 93. Ribéry anche è salito da 90 a 92. De Rossi è stato infortunato, dov'è? L'ho perso, è stato infortunato, non ha giocato bene, quindi è stato scalato di 1. Stessa cosa Pirlo, non ha giocato bene, anche Schneider. E questa qui è una cosa molto bella che vedrà aggiornati anche sul calcio reale. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e magari passate anche sul mio canale a fare un salto. Qui da Creed è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!